Pina Bonello. Quando? 12, 11, 22. Dove vive? Vive mezzo a Torino e mezzo a Cuneo. E la signora? Io sono sua sorella, mi chiamo Palmirica Bonello e vivo a Cuneo. Sono nata al 2/1/28. Io Bonello Lelia, vivo a Cuneo, nata 11/4/37, la più giovane. Allora, durante diciamo tutta questa tempo che avete passato qui a Cuneo, magari avrete sentito, avrete cantato anche voi qualche canzone o qualche detto in dialetto filastrocca. Ci fate sentire qualcosa? Io mi da cantare in piemontese o in italiano? No, in piemontese. Noi potremmo dire. Che cos'è? Però prima di dirla, magari se ci spiegate che cos'è, da dove l'avete sentita. Ma su qui è una roba vecchia che dico in Svezia, era in un senso. Il coso in italiano li parlate, poi il cantate in piemontese. Ah, dobbiamo dirla. Allora, questa cosa qui è una cosa vecchia che dicevano i nostri nonni, che dicevano queste cose qui. E dicevano, posso dirlo? Prego. Dalin, dalan, gli è morti in can bucin, che si chiamava Giovanin. Giovanin cutel, triò i rappelli, la pelle di lui, curicicu. Non ha senso. Io dire, nonna conchetta, la mamma andò a messa, il papà andò a piedi, il sangue, poi dai un circuito ai nostri bambini. E poi dopo era l'istoria che era di, era un mattoncito, che era una vigna città, che era fatta insieme al grosso, col grosso era sciupò, ma da un buco che ti ho scutò. Quelle lì sono quelle che mi sono preparate perché poi non mi ricordavo più. Certo. Buon così. Quindi non hanno senso. Sono tutti non senso. Tutti non senso. E perché venivano recitati? Venivano così quando uno, la bambina andava a dormire, dicevano quella lì, nina, nana, morti canto, nana, conchetta. Nana, conchetta, la mamma andò a messa, la messa. Su novo, gli angeli cantavano, cantavano l'orazione. Per far dormire i bambini. Era la nina, nana. Praticamente. Sì. E dall'indalà mettevano il bambino sulle ginocchia, poi con le gambe così, poi le braccia, da lì lo facevano scendere con la testa, da là. Gli è morti in can e avanti in cambucin in cambucin chiamava giovanen giovanen cutel tagliò i rappel rappel du liu kirikiki cosmina qua fila tua così tutte non c'era la televisione allora si inventavano non c'era niente no sulla televisione c'erano i nonni che si prendevano cura dei bambini, dei nipoti che raccontavano le favole e tutte quelle cose lì così. Poi c'era un'altra che diceva, ti racconto una favola, ma te la dico in piemontese, raccontane all'isteria. Se no, antanandi se, perché la storia è bella, fa piacere con te, la vedi che la conta. No, non te ne andi, no, perché la storia era avanti così, andava avanti ogni per delle ore. Ogni parola che diceva il bambino non andava bene. Non va bene, né sì né no, bisognava sempre ripetere le cose. E lì erano i nonni che... E quello lì faceva venire una ruola che non le dico. Questa piritena così che non sapevo più come cavartela, perché qualunque cosa dicessi quello rispondeva giù 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 giù. Che bello. Antanandi no, perché mi avrei dato in causa, so gente. Ma che allora non si poteva dare rispondere male perché tan una sculacciata anche una giaflu. Invece dei canti legati al lavoro, ad esempio la raccolta del grano nella sfoglia con il tesoro. Non so, quelle lì la sala. Ma adesso sono quella lì che andavo spugliè, qua che cantavo quando andavo spugliè. Non è che lo so. Non manta adesso. No, canti legati proprio tipicamente al lavoro. Al lavoro? Non ce ne sono. No, non come nelle risaie che c'è. Un tipo di canto, ecco. Cantavano quando andavano a vendemmiare, cantavano, ma erano canzoni magari anche quelli degli alpini e tutte quelle cose lì, i cori. Via Montesina. E poi c'era una... Tanto tempo fa c'era delle nonne vecchie, no? Che dicevano che c'era i monti, che erano i signorotti della campagna, no? E aveva una grande vigna che adesso era quella dai John, diciamo. Allora c'era...
quando si vendemmiava, c'era un, quello lì, il capo, adesso non mi viene in mente, che guardava, no? E quando vedeva arrivare il padrone, li faceva cantare, perché cantando non potevano mangiare l'uva. Lei era Orosia, no? Si chiama Orosia questa donna. E quando arrivava il padrone diceva, te Orosia una caramella che ti passa la tosse, perché lei doveva tossire e quelli si mettevano a cantare. È una cosa vecchia, perché se stavano lì e vendemmiavano, mangiavano anche lui. Mangiavano allora... lui e allora invece se cantavano non potevano mangiare. Guarda che speculazione per dei... cose, eh? Che poi l'uva ne mangi due o tre acini e poi ti viene la nausea e non mangi più. Certo. Era per farli lavorare di più. E per farli non mangiare l'uva. Per non farli mangiare l'uva. Sì, sì. Lì ce n'erano allora tanti, contadini e manuali. C'erano tante vigne, c'erano. Tante vigne e un padrone solo. E quindi questo qui aveva il fattore. Il fatù. Se fai il fatù de joigne, se ti scampi le tue donne. Ho capito? No. Se tu fai il fattore per 10 anni, se poi fai fai fatica a vivere, è tuo danno, perché il fattore faceva sempre la cresta. La cresta. Si prendeva un po' e l'altro lo dava al padrone. Però se tu eri furbo facevi così, se eri folle le davi tutto al padrone e alla fine ti stava niente. Un proverbio legato a loro, vedi che comunque. Se fai il fatto di sogno, se ti scampi per le tue donne. Ma c'era anche una parabola, no? Che diceva così, che quello si era. Aveva preso dei soldi e il padrone l'ha lodato. Ci sono anche delle finastrocche, per esempio quando vi ritrovate la sera, non so, attorno al fuoco, penso per... quando andavo via, bis a bisera facevano la conta. Come mettevano la facevano? Tutti i bambini seduti con i piedi, più di tutto quando si andava all'asilo, con i piedi così, e uno contava. Fa bis a bisera, lunga, lunghera, basarta, martina, la bella, pomada, la munta, la scala, scala, scalin, digo, dago, questo mio, bravo, e toccava il piede e tirava. E faceva la penitenza. E poi l'ultimo che restava con un piede solo faceva la penitenza, così. Erano giochi dei bambini. Erano giochi, si divertivano, ci si così, divertiva per farli stare bravi e per... divertirli un po', Non c'era niente allora, eravamo sempre lì, così, Aspettavamo il giorno di Santo Stefano che incominciassimo a ballare. Quando eravamo già più grandi. Sì, ma dico che non c'era niente mai, Che nella quaresima non si poteva ballare, quindi aspettavamo il giorno di Santo Stefano. Avvento neanche. Per poter ballare. Quaresimi, avventi, tutte quelle cose lì. Niente divertimenti. Poi una volta c'era, avevamo il grammofono che non funzionava, no? Allora noi dovevamo ballare, no? Allora lo giravamo col dito perché il grammofono era rotto. E la domenica il prete in chiesa ha detto, vi vergognate, andare a ballare, se il grammofono non funziona, girano col dito, e noi ridavamo e lui, e ridete ancora. dalla chiesa, sì. Eravamo da Elio, no? Quel grammofono ce l'aveva dato Vitto. Lei era la puntina, ker, poi la manovella si è rotta e noi dovevamo ballare, no? Allora uno si metteva lì, girava col corso, e comunque noi ballavamo lo stesso. Piani e fuori. Il prete poi ci ha gridato. E poi si doveva andare a messa, e adesso vanno a messa scollate, si vedono la pancia e tutto. Allora per andare a messa bisogna avere le maniche lunghe. Calze lunghe. Calze, maniche allora lunghe. La nonna, la mamma, facevano le maniche corte, no? Dei vestiti.
e poi facevano il magnotto, un pezzo di manica, e quando andavamo a messa ci lo abbottonavo lì, e poi quando uscivamo andavamo col peso, perché non si poteva andare a messa con le mani di tutte. Ma ci pensa una cosa del genere? Ma erano, ma eravamo 70 anni fa, ma furbi o fuori, oh. No? Cosa c'entrava quel pezzo di braccio scoperto? Beh, ma una volta ma poi c'era anche il cuefegno in testa. Cioè il velo invece muovo il cuefegno, la cuefa, però lui si metteva in testa. Una festa del Corpus Domini, no? Io andavo ancora all'asilo e mia mamma mi ha messo le calze bianche sotto il ginocchio. Prima di entrare in chiesa la suora mi ha guardata, ha detto vai a casa, dille tua mamma che ti mette le calze lunghe. E mi sono mia, io ero uscita snui, non così per dire calzine. Erano troppo severi una volta. E c'era anche il biglietto in fondo della porta della chiesa. Le donne non possono entrare in chiesa se non modestamente vestite. Vabbè, c'è anche adesso, ma entrano con i pantaloni corti. Sono pinanzi, beati. Ah, lascio ieri. Ah, boh, ma poi mai visti me. Quando ieri mi cita, ma così... A Renk, era ancora più rigoroso. Ancora più. Neanche con le maniche così, tre quarti. No. Dovevano essere lunghe. Lunghe, bottonate. Si sa quanto scostumava con le mani lunghe oltre i dita. E nei rapporti con i ragazzi, come quando li vedevate? Li vedevamo sempre con nostra madre vicino. No, si scappava. Si trovava delle scuse e doveva andare a prendere al rosario, ad esempio al mese di maggio c'era il rosario, alla sera. Allora si faceva dire, vado a dare il rosario, si andava a dire il rosario e poi si incontravano i ragazzi, si chiacchierava un po' per la strada, da ogni parte. Mi ricordo poi arrivava il papà, siccome una volta usavano i zoccoli per camminare, non avevano il ciabò, allora si sentivano da lontano e allora quando si sentiva ciabò via se ne andava. Infatti io andavo lì nell'angolo lì, c'era la Pinina di dentro che ascoltava quello che dicevamo, no? Mia mamma. Sua madre. E noi nell'angolo lì che ci baciavamo, perché lì era l'unica cosa che si poteva fare. Poi quando sentivo mio padre che veniva giù, mio marito andava là dietro, c'era un fico, si scondeva là dietro, passava mio padre e poi andava via. Una volta era di 15 di agosto, no? C'era la rosario alla Madonna, al cimitero. Assunta. E c'era venuto giù suo zio con un pretendente che voleva presentarmelo. Poi io avevo la simpatia per un ragazzo e mi ero fermata lì a chiacchierare. Mio padre è passato di lì e allora io sono andata a casa. Poi c'era mio marito, quello che avevo sposato, che passeggiava su e giù di lì, quel ragazzo che aveva portato suo zio in casa e quello che io ho dovuto lasciare perché mio padre mi ha fatto filare. Seduta sulla baietta e tutti quei tre ragazzi che mi aspettavano e io dovevo stare là seduta sul balcone che mio padre non mi lasciava uscire. Ma guarda che... Ne avevo tre che mi aspettavano e io non dovevo. A te non sembra perché io adesso sono vecchia, ma quando ero giovane, ero giovane. Posso io. Immaginare. Allora erano così. Allora, ieri, Cerut. Angelone. E parlavo per lei, sì, ma chi ha le chile, ti c'è un sepa, parlavo. Il felice può pensare. E mio padre è passato lì. E quando uscivamo mio padre guardava l'ora e diceva Quando ritornavamo a casa da ballare io e lei, perché poi si usciva sempre assieme, e allora erano l'uno qualcosa così, e qui era fatta diversa la casa, c'erano degli scalini, poi c'era un terrazzino, un ballatoio, e poi c'era la porta che portava su nelle camere da letto.
Allora, Gesù cantò messa in misura. Abbiamo tempo fino alle 7. Ma noi teniamo prima. Facciamo due o tre canzoni, mai se ci sono. Se mai ci può spiegare prima che cosa vogliono dire. Quando venivano a cantare. Ben qualunque momento cantavano. Buenos Aires, Gioco Trus. Non so come Piero deve deve Giacutruse è un nome, è un nome. Giacomo Rus Giacomo Torsolo letteralmente Giacomo Truse il torsolo della mela di qualunque frutto ed è un ipotetico personaggio, ma anche questo fa parte della categoria dei non sense, quindi è una canzone che ad ogni strofa reitera l'ultimo pezzo di quella precedente fino ad arrivare a un epilogo e venivano cantate, non c'era uno specifico, erano così dei nonsense cantati che normalmente si cantavano in compagnia, soprattutto nelle veglie serali, in quei momenti quando... Perché quando ad esempio mio padre era giovane, allora c'erano dei suoi coscritti, amici, così. Allora la sera, il sabato sera, non tutti i sabati, qualche sera, allora andavo nelle cantine di uno, dell'altro, andavano bene, andavano a fare le bicchierate, ma anche bicchierate abbastanza sostenute che poi... allora cantavano tutte queste canzoni così, degli alpini, degli alpini, di tutte le canzoni che ci sono nei paesi più o meno. Invece questa cosa del Gioco Trus? Anche quella cantavano. Perché... Come fa? Buona saria Gioco Trus, e ni sori son ponus, e nu son poni sori, e iam se son po le nori, e le nori son po iam se, nianca la terra la fa poi ne, nianca i ne fa po la terra, e la pas le po la guerra. E la guerra le po la pol, nianca la bucca le pol nos, nianca il nos le po la bucca, e l'ufus le po la rucca, e la rucca le po l'ufus, nianca la finestra le po l'us, nianca l'us le po la finestra, e l'upang le po la minestra, e la minestra le po l'upang, le po l'upang. Nianca la cogna le po' un can, nianca il can le po' la cogna, il matun le po' la mogna, e la mogna le po' il matun, nianca la pera le po' un mung, nianca il mung le po' la pera, il mercò le po' la fera, e la fera le po' il mercò, nianca il preivi le po' un fro. Nianca il fro le poi in preivi, el vimbun le fai per bevi. Adesso se vuoi traduirlo in italiano per verdì. Sì, così. Sì, una filastrocca cantata che... Anche quella là del... Di cosa parla brevemente? Per dire... E le noci, nei suoi sono pure, le noci non sono nocciole, le nocciole non sono noci. L'uscio non è la finestra. L'uscio non è la finestra, la finestra non è l'uscio, la pace non è la guerra non è la pace. Alla fine dice il mercato. Il mercato è una fera. Il frate non è il prete, il prete non è il frate. Il buono vino è per bere, così più o meno finiva così. Ci mia con una bicchierata. Questo è proprio un classico nonsense. Per sì, alla fine lo scopo ultimo era quello di bere. E come quella, adesso quella lì non è cantata, quella lì che il lupo chiedeva, alla fine il lupo voleva della carne. Di la pure per questo punto di vista. Come? No, per spiegherla, per lo dico in Piemonte. Che il lupo voleva la carne e per avere quella carne ha fatto una trafila all'andare e una trafila al tornare finché poi ha avuto la carne. Oh lui, dammi la libertà, dammi la cor fresca, rendo dar maslè che gli desse la cor fresca, dammi il videl, rendo dar videl che gli desse la cor fresca, dammi du loc, rendo dar avoca che gli desse du loc, dammi dir fan,
rendo dal però che gli dai soddisfang, dormi della pieva, rendo dal nivuri che gli dai la pieva, dormi della sunza, rendo dal maia, dal cren che gli dai la sunza, dormi reggiant, le ghiande, rendo dalla ruca che gli dai la giant, dormi la partia, rendo dal sos che gli dai la partia, dormi il puaren, rendo da un nonno che gli dai dal fre che gli dai il puaren, dormi il quatren. Allora rendo da un nonno lo do i quattren lo do il fre lo do il puaren lo do io al sos lo do la partia lo do la ru lo do la giant lo do il cren lo do la sunza lo do il nivuri lo do la pieva lo do il pro lo do il fan lo do la voca lo do il loc lo do il videl lo do la cor fresca. E la cor fresca la doglia al maslè, e il maslè la doglia a Uliu, e Uliu la tornò a dare la sobertà. Hai capito? Puff. Niente. No, era come le inventavano la belle, anche insomma. La pertica. La pertica. E perché sei un bastone? Ha fatto tutto quel coso, il vitello voleva il latte. Era il grasso del maiale. Il vitello voleva il latte è andato dalla mucca, la mucca voleva il fieno è andato dal prato, il prato voleva la pioggia voleva col grasso perché non so cosa c'entra. Non c'entra, cosa c'entra la nuvole, non lo so. La quella nuvole, lì poi, dare dalle nuvole che ti darsi il grasso del maiale, non so che per lubrificare. Che cosa voleva fare? Per lubrificare le nuvole, scendere l'acqua. Il maiale voleva le ghiande è andata dalla quercia voleva la pertica per farle cadere, e è andata dal salice per dare la pertica, e voleva il falcetto per tagliarla, allora è andato dal fabbro, il fabbro voleva i soldi. Poi è andato dal nonno e ha fatto il ritorno indietro finché il lupo ha avuto il suo barattino. E invece ci sono poi dei canti religiosi che facevano in processione, non so, c'è uno tipico per San Bartolomeo. Ah no, non so. Dei canti? Le laudi o cose del genere. No, no. C'erano le rogazioni una volta, la Lelia lo so come si cantava, andavano tutti i piloni che c'era. Il mattino si partiva alle 5-6 della messa, poi si andava a pregare ogni tanto, si faceva la processione. E quanti è che cantarani? Era il Venissant. Aspetta, quella delle processioni che è interessante. La Lelia lo sa, si cantava. Era una volta, la prima la facevano il 25 aprile, che era San Marco. San Marco, il bocco ciccio, del gran partito, se poco bagnò. Una cosa neanche la metto. Si deve, se San così. Marco è asciutto, c'è grano per tutti. Se San Marco piove, non ce n'è nemmeno la metà. Perché in quell'epoca lì il grano era fiorito. Allora se pioveva, cadevano i fiori e non faceva la granella, no? Allora se San Marco va così, c'è il vento di gran partito. Se non pioveva. Se va con bagno, una cosa neanche la metto. Allora Lelia. Cioè, poi c'erano. Aspetta, adesso sino poi mi dimentico. Quella di Sant'Orso, però non c'era come festa, ma Sant'Orso del Paion. Ah, se più io di Sant'Orso, bito fuori il Paion. Ah, la festival. Quella lì non la so. Ma di Sant'Orso, adesso neanche. Prima, un po' prima di Carnevale. E se faceva sole, abitavo di Rurs, di un Ansant. Rurs, abito fuori il Paion. Faceva bello, che invece se pioveva l'orso non poteva far asciugare la plissa, il paion, e non so cosa succedeva. E poi era con il d'agosto, che a San Luans, che lui voleva tanto. San Lorenzo. Sono tutti i proverbi campagnoli. Ce lo dice quello, San Lorenzo. San Luans, lui voleva tanto. Voleva dire. Allora voleva dire che l'uva incominciava a maturare. Cominciava a colorire. E poi le erogazioni. Poi allora, il giorno si svolgeva? Il giorno di San Marco, il 25 aprile. Poi c'era che succedeva? Si faceva la processione. Si andava in chiesa, si faceva una specie prima di messa qualcosa. La messa. E poi facevano la processione ad ogni pilone. Perché diversi, per esempio in fondo del paese di qui c'è San Francesco,
in fondo della rampa per andare in chiesa c'era San Vincenzo. Ecco, giù nella valle San Secondo, San Luigi? Fondo del paese San Luigi, e avevano tutti il loro pilone. E allora si andava il giorno di San Marco, andava San Francesco. Poi si riprendevano 3 giorni prima dell'ascensione, lunedì, martedì e mercoledì, si ripartiva, si andava a San Francesco, a San Secondo e al Camposanto. Ci fu un anticipilon, lì era visa il Camposanto. E si tutto il tempo della processione. Dicevano tutte le litanie. Li cantavano. Sante Luise, ora pro nobis, sante, poi cambiò un po', finite le quelle lì. Poi, erano anche tutti vestiti in un modo, battute, figli di Maria. Come ha detto la signora lì, tutta la divisa. Poi pregavano per la grandine, ut frutto stare dare dinieri, te rogamus audinos. Frutto sempre così, poi libera nos domine, libera nos domine, santime, libera nos domine. E dopo c'era quella delle grandi, della grandine, si andava, c'era qualcuno con il primo con la croce e poi in fila per 2 fino al pilone. Lì, non so, pregavano, poi ritornavano, idem. Ma c'erano le donne davanti? Uomini non c'erano quel mattino lì, solo donne e bambini. Come erano vestite, dicevo? Lì non c'era la divisa, normale. C'era uno al paese di mio marito, il giovane Rinco. E... C'è Rinco il paese, no? Sì, prego. E sto uomo aveva la mucca. Lui portava la croce, anche vestito di bianco, lei battu, portava la croce, apriva la processione. E un signore, mattiniero, era uscito con la mucca, il carro. Allora lui l'ha visto da lontano e si è messo a correre con la croce a far andare indietro con la mucca. Boom, eh? Lì è solo successo lì. Invece un'altra volta c'era lì la Teresa del Pioracco, e si è trovata con sta mucca lì, allora lei, non quel della croce, ma lei faceva andare indietro la mucca perché passava la processione. Ma tra religione e cul libera nos domine. Poi venivamo lì a San Secondo, giù lì, non si passava la strada, c'era una strada ripida, strocriosa, qui. Arrivavi su non avevi più fiato, perché cammina e canta, canta e cammina. Ieri leggendo Sacristo, abitava la Mamparai e avanti. Ma poi si è perso. E le ad 5... fulgore tempestate liberano domine. Ad fulgore tempestate liberano domine. E poi ho frutto stare dare vigneri, le cambiavo ton. Sterogamos. E ho giunto i conti, io l'ho visto fra 1, 2, 3, 4 carabinieri, se va mano cagassi, di cosa aspetta? C'è la sempre a livello di canti, canzoni popolari, questa cosa c'era? Oltre a quella, c'era quella della... La crava di But, che anche quella... Il buon vento che era anche il mio But, la sai? No, c'è la chiamola Ruth. Canta la teva adesso. No, mi sono riempito. Io appena la voce. Questa qui è... Una filastrocca. È una filastrocca riferita, è un po' sulla falsa riga della fiera del Lecce, riferita ai... E quello che ha cantato? Chi ha cantato? Chi che ha cantato? La fiera del Vest. Adesso è bella, guardi. È una specie così. Era un'antenata di lì. Il buon vento che era antirme buttere la crava che mi rutt gli arrivò io li vado a mangiare la crava che san pasti rava che mi rutt il but il buon vento che era antirme buttere la crava che mi rutt gli arrivò il caro taparò con lui che lo mangiare la crava che san pasti rava che mi rutt il but il buon vento che era antirme buttere la crava che mi rutt gli arrivò il bastone, bastunò col cancro, tapparò col libro.
mangiora crova che san pastirova che morutir but er bon ven che ierantir me butre la crova che morut gli arrivò ir fero brisot baston cro bastunò cul cancro taparò cul lucero mangiora crova che san pastirova che morutir but er bon che ierantir me butre la crova che morut gli arrivò ir evaro smurtò cul fecro brisor baston, cro bastunò, cul cancro taparò, cul lucero mangiora, crova che san pastirova, che morut il but, er bon ven che ierantir me but, era crova che morut. Gli arrivò ir be, aro bai vi, cul eva, cro smurtò, cul fecero brisor baston, cro bastunò, cul cancro taparò, cul lucero mangiora, crova che san pastirova, che morut il but. Er bon ven che ierantir me butre la crava che mlorut. Gli arrivò in maslearo ma so cul becero bai vi cul eva che smurtò cul fecero brisor baston cro bastunò cul cancro taparò cul lucero mangiora crava che san pastirova che morut il but. Er bon ven che ierantir me butre la crava che mlorut. Agli arrivò ir a mortaro rapir masle cro maso cul becero bai vi cul eva cro brisor baston cro bastunò cul cancro taparò cul lucero mangiora crova che san pastirova che morut il but er bon ven che ierantir me but era crova che morut il but è appena arrivato. E poi la capra nel bosco zigin è anche un tipo così? Anche sì, questo è in italiano. Come sa lì? Te la capra è nel bosco zighin, la capra è nel bosco zighin, la capra è nel bosco la bella maiun zighin zigun e trulalala. La capra è nel bosco, vogliamo vederlo il bosco zighin, vogliamo vedere il bosco zighin, vogliamo vedere il bosco la bella maiun zighin zigun e trulalala. Vogliamo vedere il bosco, il fuoco l'ha bruciato zighin. Il fuoco l'ha bruciato, zigin. Il fuoco l'ha bruciato, la bella maiun, zigin, zigun, e trulalala. Il fuoco l'ha bruciato. Vogliamo vedere il fuoco, zigin. Vogliamo vedere il fuoco, zigin. Vogliamo vedere il fuoco, la bella maiun, zigin, zigun, e trulalala. Vogliamo vedere il fuoco. L'acqua l'ha spento, zigin. L'acqua l'ha spento, zigin. L'acqua l'ha spento la bella maiun zigin zigun e trulala. L'acqua l'ha spento. Vogliamo vedere l'acqua zigin. Vogliamo vedere l'acqua zigin. Vogliamo vedere l'acqua la bella maiun zigin zigun e trulala. Vogliamo vedere l'acqua. Il bue l'ha bevuta zigin. Il bue l'ha bevuta zigin. Il bue l'ha bevuta la bella maiun zigin zigun e trulala. Il bue l'ha bevuta, vogliamo vedere il bue zighin, vogliamo vedere il bue zighin, vogliamo vedere il bue la bella maiun zighin zigun e trulalala, vogliamo vedere il bue, Michele l'ha ucciso zighin, Michele l'ha ucciso zighin, Michele l'ha ucciso la bella maiun zighin zigun e trulalala, Michele l'ha ucciso, vogliamo vedere Michele zighin. Vogliamo vedere Michele zigin, vogliamo vedere Michele la bella maiun zigin zigun e trulalala, vogliamo vedere Michele, la morte l'ha rapito zibin, la morte l'ha rapito zigin, la morte l'ha rapito la bella maiun zigin zigun e trulalala, la morte l'ha rapito, vogliamo vedere la morte zigin, vogliamo vedere la morte zigin. Vogliamo vedere la morte, la bella maiun, zigin, zigun e trulalala. Vogliamo vedere la morte non si vede, zigin. La morte non si vede, zigin. La morte non si vede, la bella maiun, zigin, zigun e trulalala. La morte non si vede, la storia è finita, zigin. La storia è finita, zigin. La storia è finita, la bella maiun, zigin, zigun e trulalala. La storia è finita. Ma bon. Era Maion o era Bayon? Bayon, la bella Maion, Bayon, se no. Bella Bayon. È bella Bayon, Bayon. E canta un po' la cosa, me facciamo. Pensa di che parla, cioè, quando si cantava. Qualunque, io gliel'ho cantata a suo figlio, il suo, io ero ragazzina, che veniva sempre, Frank,
una poi correva a casa, nonna, una fresca. Poi gliel'ho cantate le mie nipoti quando le sue figlie dovevano dormire, così. Quando una... Eccola là che la dice a Mariana, eravamo in campagna. Oh. Eccola là che la dice, via Maria Testa. Ah, Maria Giovanna. Maria Giovanna Danciusca, criava Maria Testa. Passa in ante. Non ne visto in ante. Maria Giovanna Danciusca, criava Maria Testa. Oi, oh, la la la. C'è bei vei, c'è in antantin. C'è lì? Maria Testa, passeria, oh. Maria Giovanna da Foransli. Solo che non tu riesci a leggere il piemontese. Perché? Via dall'Esla? Lì ci sono. Ma me la so alla mia maniera. Maria Giovanna. Maria Giovanna da Foranslis a criava che molla testa, oh. A criava che molla testa, oh, e trullalala. Se bei vei si nentandvin, ma la testa passeria, oh. Ma la testa passeria, oi trullalala. Se bei vei sa nentandvi, stura si saria già morta, oh. Stura si saria già morta, oi trullalala. Ed esche meira mi, vei che in su truntina crota, oh, vei che in su truntina crota, oi trullalala. Dammi gianga per cusin, butte stupe per candele, oh, butte stupe per candele, oi trullalala. Vei che invito su tambutal, con la buca la spinetta, oh, con la buca la spinetta, oi trullalala. Ansi pulturatmi, vei che venga ti ciucca lunghi, oh, vei che i venga ti ciucca luni, oi trullalala. E vei che criu fort, aie morti Maria Giovanna, oh. Aie morti Maria Giovanna, oi trullalala. E adesso io queste qui, no, meglio cantarla ma la so a me. Qui è il previ che è su, trevi che sia giù che brand, ma è mai sentito. No, anche perché poi di queste ce ne sono diverse. Ognuno dei paesi. Ognuno aggiungeva. Aggiungeva. Una che piaceva bere. Mamma mia, dammi 100 lire. Quella lì è universale. Mamma, che questa qui era... La brandolina e Maria Salè, l'avamo stata nel previ per la cantè a Orta. La brandolina. La brandolina? Sì. Adesso a me sto cantando a memoria. La brandolina e la brandolò, che parine il paranello in charge che l'avamo stato nel previ. Era praticamente il matrimonio di una donna cannone. Di una donna cannone, cioè sono detta brandolina, che ha delle particolarità. Per esempio per anello le mettono il cerchio di una botte, oppure poi quando dopo che si è sposata, come faremo per farla entrare in casa? Apriamo tutte le porte, così la facciamo entrare in casa. E poi una volta che si è in casa, come facciamo a farla sedere? Allora l'hanno messa su una panca che ce ne stavano 150 e lei è riuscita a sedersi. Poi quando si sia seduta, come faremo a farla mangiare? Le hanno dato 10 kuchet pa, quindi 10 infornate di pane e non ne è rimasto neanche un pezzo in mano. E dopo che ha mangiato, che cosa le faremo bere? Le hanno portato una botte di vino, non ne ha avuto neanche sufficienza per bagnarsi la bocca. E dopo che abbia bevuto, come faremo? Dove la coricheremo? L'hanno coricata su un pagliericcio dove ci stava un battaglione di soldati.
Poi, una volta che si è coricata, come faremo a farla addormentare? Sette chitarre e un mandolino tutto intorno al suo cuscino. E poi quando si sia addormentata, come faremo per svegliarla? Prendiamo un cannone di artiglieria e spariamo finché si sveglia. Questa, diciamo, sì, è la cosa. E come fa la canzone? Ecco, Ian Mariola, brandolina, per anelli, il cerlatina, la bella branda, la violina, la bella branda, la viola. È un po' bosso, no? Sì. Ian Mariola, brandolina, per anelli, il cerlatina, la bella branda, la violina, la bella branda, la viola. Quanca sia per Maria, come fa Roma, fa l'antrenca. A Ian Drubi, purten e purton, Ian fa l'andea, causa pusson, la bella branda, la violina, la bella branda, la viola. Quan classia pentranca, come fa Roma fa la setà, a Ian setà l'ansina banca. Vieni cantare anche tu. Che gnastasia 750, la bella branda, la violina, la bella branda, la viola. Quan classia pei setà, come fa Roma fa la mangià, a Ian pioggi desquicit pan, e gnan castagna non toccan man, la bella branda, la violina, la bella branda, la viola. Quan che l'abbia pei mangià, come fa Roma fa la baiva. Ai am piace in butalenga venire a gnanca vino se da bagnasi il buchin, la bella branda, la violina, la bella branda, la viola. Quan che l'abbia pei baiva, come fa Roma fa la cugia. Ai am cugia l'ansin paion, che gnastasi a sed bataion, la bella branda, la violina, la bella branda, la viola. Quan classia pei cugia, come fa Roma fa l'andurma. Set chitarre e mandulin, ticcio intorno al suo bel chising, la bella branda, la violina, la bella branda, la viola. Quan che l'abbia pei durma, come fa Roma fa la svia, più manca non d'artiglieria, ehi ti Roma finché si svia, la bella branda, la violina, la bella branda, la viola, e via, finita così. Ma salire, questa qui, avevamo stato nel previ per andare con te a Oston, che era il vestito da Sgunda, Santa Sgunda. Tutte cose vecchie. Se per esempio c'era mia mamma che lei sapeva, non so cosa non sapeva, e me le cantava sempre, filastrocche, qualunque cosa. Boh. Arrivava a casa da campagna, passava di lì, usciva di qui con il lavoro in mano, si sedeva lì, cantava sempre. Già da piccola, perché no? C'era la nonna che faceva da mangiare, lei arrivava a casa in campagna e non aveva niente da fare, no? Entrava di lì, si prendeva il lavoro, usciva di qui, con la sua sedia. Scritteva la scuola? No, assieme alla scuola o quelli che direi che facci parai da gioco. Lei viste con le sedie fatte così? Sedeva lì? Già da ero piccolina, già cantava per farmi dormire. Allora io sapevo già da quella canzone che quella arrivava e poi ne arrivava un'altra, allora le dicevo canta vivere, finita, canta l'ambasciatore, e le dicevo già io quello che doveva cantare perché erano sempre le medesime. Canta vivere, canta ambasciatore. Va bene, va bene. Allora, se possiamo andare adesso, siamo finita. Lì fai la faccia. Primo cittadino. Ah, signore. E adesso voleva dire che cantassi quella là, Damma mia, dammi 100 lire. Ma salire sono di pochi. È già, è già, è già la cantano tutti. Prima che viene a piovere, allora entriamo. Via, va.